Ogni bimbo non nato ha il volto del Signore. Papa Francesco esorta i ginecologi cattolici a diffondere la cultura della vita e nella messa mattutina leva la voce contro l'idolatria del denaro. Crescita troppo bassa, il governo certifica lo sforamento dei limiti consentiti dall'Europa, nuovo appello di Napolitano, bisogna spegnere il conflitto tra politica e giustizia. Nelle pieghe dell'economia reale si nascondono i furbi, come l'imprenditore monzese che ha fatturato milioni senza pagare tasse, ma anche gli onesti che dirigono aziende unendo profitto e bene comune. Sgominata banda di ladri specializzati nei furti in casa, 13 persone arrestate a Salerno rubavano dal Lazio alla Sicilia e per restare aggiornati facevano corsi per scassinare le serrature. Manca poco a 1.200.000 firme, obiettivo di Uno di Noi, campagna per una legge europea a tutela della vita dal concepimento, ma Uno di Noi è anche altro, è sostegno a microimprese in Africa. Buonasera, buonasera dal TG2000. Cari amici, buonasera. E allora subito in apertura andiamo a ripercorrere la giornata di Papa Francesco. Ogni bambino condannato all'aborto ha il volto del Signore. Così il Papa, ricevendo oggi in Sala Clementina un centinaio di ginecologi cattolici, ha ribadito il rispetto che si deve alla vita umana, sempre, in qualunque forma e da qualunque età. E non è stato l'unico tema affrontato oggi da Francesco. Come dicevamo, in una giornata intensa che Pierluigi Vito, in diretta da Piazza San Pietro, ripercorre per noi. Luigi. Sì, Clara, come tu citavi da studio, sono parole forti quelle che ha speso il pontefice oggi in udienza con i ginecologi cattolici. Ogni bambino destinato ingiustamente ad essere abortito al volto del Signore, una frase destinata a rimanere sicuramente nelle coscienze di tante persone. Ma per ripercorrere puntualmente quella che è stato questo incontro con i ginecologi cattolici, vi proponiamo il servizio di Cristiana Caricato. La vita come valore e diritto primordiale di ogni uomo. Le parole arrivano lapidarie nel giorno in cui le prime pagine del Mondo esaltano il no all'ingerenza spirituale nella vita delle persone pronunciato da Bergoglio nella sua capitale intervista a Civiltà Cattolica. Evidente che qualcosa non torna se la sottolineatura di Francesco del primato del Vangelo sui precetti viene interpretata come un libera tutti su temi da sempre al centro dell'annuncio missionario. Come la vita, appunto. Francesco incontra i ginecologi cattolici in Vaticano e subito chiarisce le cose. La situazione paradossale si vede nel fatto che mentre si attribuiscono alla persona nuovi diritti, a volte anche presunti diritti, non sempre si tutela la vita come valore primario e diritto primordiale di ogni uomo. E se dalle colonne della rivista gesuitica il Papa aveva messo in guardia da una chiesa ossessionata solo da questioni legate ad aborto, unioni gay e pillola del giorno dopo, davanti ai medici cattolici lo stesso Francesco interviene con decisione condannando la cultura dello scarto. Una diffusa mentalità dell'utile, la cultura dello scarto che oggi schiavizza i cuori e l'intelligenza di tanti, ha un altissimo costo. Richiede di eliminare esseri umani, soprattutto se fisicamente o socialmente più deboli. La nostra risposta a questa mentalità è un sì deciso e senza tentennamenti alla vita. Le cose sono vendibili, continua il Papa, le persone non hanno prezzo, per questo l'attenzione alla vita umana come priorità del Magistero della Chiesa. L'invito è a difendere la vita che è sempre sacra e sempre di qualità, battaglia di fede ma soprattutto di ragione e di scienza. Non esiste una vita umana più sacra di un'altra, come non esiste una vita umana qualitativamente più significativa di un'altra. La credibilità di un sistema sanitario non si misura solo per l'efficienza, ma soprattutto per l'attenzione e l'amore verso le persone, la cui vita sempre è sacra, inviolabile. Il tema della difesa della vita umana, come pure
della famiglia è stato al centro che il Santo, dentro il colloquio che il Santo Padre ha avuto questa mattina con il presidente dell'Honduras, Porfirio Lobo Sosa. Tra gli altri argomenti trattati anche il prezioso contributo che la Chiesa dà al paese honduregno, specialmente in campo educativo e sanitario, come pure nei settori della carità e del contrasto alla povertà e alla criminalità organizzata. Anche un altro capo di Stato ha avuto udienza oggi dal Pontefice, il presidente d'Ungheria, Ader. Udienza in cui ha trovato grande spazio la situazione geopolitica, in particolare con riferimento alla situazione della Siria e dei cristiani del Medio Oriente. Ribadito il comune impegno per la pace attraverso la via del dialogo e della diplomazia. Ma con il presidente ungherese il Papa ha parlato anche delle conseguenze sociali legate alla crisi economica internazionale, un tema che sta molto a cuore al Pontefice e che si ritrova anche nell'omelia di questa mattina in casa Santa Marta. Francesco si è scagliato contro l'idolatria del denaro. È l'avidità la radice di tutti i mali, ha detto il Papa. Allora andiamo a sentire un estratto di questa omelia e il collegamento da Piazza San Pietro finisce qui. Contra che comandamento si pecca quando uno fa un'azione per il denaro? Contra il primo, pecchi di idolatria. Ecco il perché, perché il denaro diventa idolo e tu dai culto. E per questo Gesù ci dice: non puoi servire all'idolo denaro e al Dio vivente, o uno o l'altro. È così, perché ci fa idolatri e ammala la nostra mente con l'orgoglio e ci fa maniaci di questioni oziose e ti allunga dalla fede, corrompe. E passiamo dunque da queste parole profonde alla triste realtà, perché il governo aggiorna il documento di finanza pubblica e il disavanzo supera il tetto indicato dall'Europa in rapporto al PIL. Intanto i comuni sono in rosso, niente soldi per gli stipendi, ma il governo garantisce coperture da lunedì. Sentiamo. Il prodotto interno lordo, cioè la ricchezza del paese, rallenta più del previsto e il deficit sale al 3,1%. È la fotografia scattata dal documento economico finanziario approvato questa mattina dal governo. La crescita così il prossimo anno dovrebbe fermarsi all'1% rispetto all'1,3% auspicato qualche mese fa. Il premier Letta e il ministro dell'economia Saccomanni nella conferenza stampa però cercano di tranquillizzare tutti, sostenendo che l'impegno a stare sotto il tetto del deficit al 3% sarà mantenuto, così come saranno rispettati i patti previsti con l'Unione Europea. Il premier Letta glissa poi sulla questione IVA. Il possibile aumento, dice, sarà uno dei temi in discussione nei prossimi giorni, ma su questo punto non mancano le fibrillazioni tra diversi partiti. Il premier si dice fiducioso per le tante iniziative fatte che potranno avere ripercussioni positive sull'occupazione, ma sottolinea come la ripresa dell'instabilità politica pesi sui conti, ma in qualche modo verrà risolta. Intanto si apre un nuovo fronte caldo con i comuni. L'allarme arriva dall'ANCE e dal suo presidente Fassino. Se entro domenica, dice, non saranno trasferiti dal governo ai comuni 2,4 miliardi che coprono la cancellazione della prima rata dell'IMU, molti comuni a fine settembre non potranno pagare gli stipendi ai dipendenti. Rassicura i sindaci il governo, arriveranno le risorse ai comuni in questa settimana. E una voce arriva anche da Bruxelles: per ricostruire la fiducia dei mercati, l'impegno sui conti pubblici sani deve essere un impegno senza ambiguità. Il dialogo con l'Unione Europea su un cambio di enfasi, e lo diciamo anche in questo rapporto, un cambio di enfasi tra, rispetto al passato, tra una linea, come dire, di estrema attenzione al conseguimento di obiettivi di consolidamento fiscale, eccetera, eccetera, a obiettivi di rilancio dell'attività economica e di sostegno all'occupazione, soprattutto sul fronte giovanile, è una delle linee che intendiamo portare avanti. Ma non ci sono, Cesare, soltanto le fibrillazioni in campo economico, polemiche roventi in ambito politico, dopo il videomessaggio di Berlusconi. Il capo dello Stato intanto è intervenuto sul duro confronto tra politica e giustizia. Queste le sue parole.
anche la considerazione della peculiarità di questa funzione e l'inequivoco rispetto per la magistratura che ne è investita, sono invece stati e sono spesso travolti nella spirale di contrapposizioni tra politica e giustizia che da troppi anni imperversa nel nostro Paese. Ne dovrebbe scaturire anche tra i magistrati un'attitudine meno difensiva e più propositiva rispetto al discorso sulle riforme di cui la giustizia ha indubbio bisogno da tempo e che sono pienamente collocabili nel quadro dei principi della Costituzione repubblicana. E poi, cara Clara e cari amici, ci sono i furbetti. Stavolta, per fortuna, in manette. Un imprenditore di Monza che fatturava, pensate, 82 milioni di euro, pagava zero tasse. Sentiamo. Aveva un giro d'affari di oltre 82 milioni di euro, ma non avrebbe mai pagato imposte, frodando fisco ed enti previdenziali per 50 milioni di euro. È questa l'accusa che ha portato all'arresto di un imprenditore monzese, 44enne, fondatore del gruppo VS International, leader nel settore dei servizi alle aziende, con sede principale a Dusmate Velate, in Brianza. Per mesi gli uomini della Guardia di Finanza hanno setacciato la contabilità delle aziende del gruppo, che conta 10 società e più di 2.200 collaboratori sparsi in tutto il paese, scoprendo che l'imprenditore non avrebbe mai versato né imposte all'erario né contributi INPS e INAIL per i propri dipendenti. Debiti dovuti allo Stato, compensati secondo l'accusa con abilissime manipolazioni della contabilità delle aziende, letteralmente inventando o gonfiando ad arte, cioè i crediti IVA. L'uomo è ora detenuto nel carcere di Monza con l'accusa di evasione fiscale, indebite compensazioni di imposta e omessi versamenti di ritenute fiscali. Intanto i finanzieri hanno anche sequestrato il notevole patrimonio immobiliare tra Lombardia e Sardegna, riconducibile all'imprenditore, alla sua famiglia e al gruppo. 43 capannoni industriali, 40 terreni, 13 appartamenti, 6 villette, un attico ad Alghero e la villa in cui viveva a Lesmo. Ma abbiamo anche delle buone notizie, non tutto è perduto, ci sono imprenditori che regolano la propria attività sul mercato e sul profitto senza dimenticare bene comune ed etica. Esempi di economia civile dal forum di Loppiano. Sentiamo il nostro Giorgio Schiavoni. Economia e felicità pubblica, mercato e persona, utili e bene comune. L'economia civile cerca di coniugare tutto questo e da oggi l'Italia avrà una vera e propria scuola di economia civile in cui formare e motivare gli imprenditori. È a Loppiano, in provincia di Firenze, nel centro internazionale del movimento dei focolari. Ma prima di tutto direi che è un cambiamento a livello personale come scelte della persona, perché si mette al centro il valore che è l'uomo, prima di tutto. Nel nostro caso anche il fatto di rispettare la natura e produrre prodotti per l'uomo. Il nostro lavoro è un servizio, un'attenzione all'altro, quindi le esigenze e i bisogni. Quindi spesso questo ci aiuta a costruire dei rapporti di fiducia, le relazioni. In concreto, essere animati dai valori dell'economia civile vuol dire, ad esempio, anche ammettere il proprio errore e fornire una seconda prestazione gratuitamente. Un approccio che chi ha come unica finalità il profitto raramente segue. Quando fallisce un trattamento, forse questo è un po' il caso tipico, no? E ci assumiamo tanta responsabilità anche noi, perché in genere, diciamo così, non è mai colpa della persona, o a volte c'è una parte, diciamo, di responsabilità, però tante volte dipende, diciamo, magari da una diagnosi non corretta o delle cose non sono andate perfettamente. Allora in questi casi noi ci assumiamo la responsabilità, diciamo, economica del poter rifare una cura. Parliamo adesso di topi d'appartamento. Ne parliamo perché è stata sgominata una banda di ladri giorgiani che ha ripulito case in mezza Italia con una inusuale capacità di aprire serrature complicate. Sentite un po'. Non una semplice banda, ma una struttura specializzata nell'aprire ogni tipo di serratura. Così la squadra mobile di Salerno ha definito il gruppo di 13 giorgiani arrestati oggi con l'accusa di essere gli autori di una decina di furti in abitazioni compiuti tra febbraio e giugno nelle province di Salerno, Napoli, Avellino e Benevento, ma anche Latina, Campobasso, Palermo e Trapani. Dei corsi di addestramento per le aperture delle serrature preparavano gli autori che, oltre a poter contare su assistenza finanziaria e legale in caso di arresto, si servivano anche di auto falsamente intestate fornite da una 54enne
minorenne di Napoli che ora risulta indagata. Sono state proprio due segnalazioni a muovere le prime indagini. Di solito nell'immaginario collettivo si dice la polizia e i carabinieri non fanno abbastanza cose, ma noi possiamo fare bene abbastanza se abbiamo il sostegno, il segnalate, presenza sospette. Questo non significa che noi arrestiamo, però questa operazione nasce anche e soprattutto da alcune segnalazioni. A complicare l'inchiesta l'utilizzo da parte dei componenti di false identità. Ognuno di loro ha fornito fino a 5 generalità diverse ed altrettanti documenti finti ed ora le indagini proseguono. Uno degli elementi di forza è proprio la capacità di operare sempre con identità diverse, quindi lo sviluppo successivo sarà ovviamente finalizzato a chiarire bene questi punti e soprattutto a individuare anche con maggiore precisione i canali di ricettazione di tutta la rete furtiva, molta della quale devo dire è stata recuperata nel corso dell'inchiesta. Ed ancora cronaca, c'erano batteri nelle bolle di sapone, occhiali da lettura con ingrandimenti sbagliati. Sono in migliaia di pezzi pericolosi sequestrati dai NAS. La merce proveniva dalla Cina, i particolari nel servizio. Prodotti pericolosi per la salute pronti ad essere messi sul mercato. È un doppio colpo importante, quello messo a segno dai carabinieri del NAS di Milano e di Treviso. Merce per un valore di circa 500.000 euro. Presso un deposito all'ingrosso di Novate Milanese, gestito da una cittadina cinese, i militari hanno sequestrato circa 300.000 pezzi tra sigarette elettroniche, orologi, giocattoli, batterie per cellulari, lampade elettriche e molto altro. I prodotti erano privi del marchio comunitario, della dichiarazione di conformità e delle indicazioni obbligatorie sulla sicurezza. Tra questi, oltre 150.000 occhiali da vista premontati, muniti di lenti superiori a 3 diottrie e mezzo, destinati presumibilmente alla vendita presso i mercati rionali. Al responsabile del magazzino sono state contestate sanzioni amministrative per 95.000 euro. Più inquietante il sequestro operato presso un deposito doganale privato del veneziano che ha riguardato 31.000 spade sparabolle di sapone, risultate contaminate dal batterio Pseudomonas aeruginosa, microorganismo responsabile di infezioni in considerazione del contatto con bocca, mani e occhi durante il gioco. L'intera partita dei giocattoli proveniva dalla Cina, importata da una ditta padovana il cui legale rappresentante è stato segnalato all'autorità giudiziaria. Cambiamo argomento, la campagna di tutela della vita. Uno di noi è quasi al traguardo di 1.200.000 firme, ma non è solo questo. Uno di noi è anche adesione a un progetto che punta a vincere la miseria e la fame nei paesi poveri. Sentiamo come da Federico Plotti. Ormai ci siamo, la quota di 1.200.000 firme è vicina. Uno di noi, la campagna europea per la difesa dell'embrione, potrebbe a breve entrare nel Parlamento europeo per chiedere la protezione giuridica della dignità, del diritto alla vita e dell'integrità di ogni essere umano fin dal concepimento. Il 1 novembre prossimo scadrà la raccolta firme, ma prima c'è una data importante da segnarsi, il 22 settembre, giorno in cui tutte le associazioni che aderiscono alla campagna scenderanno anche in strada per far conoscere a tutti ancora meglio gli obiettivi di questa iniziativa. Ma la campagna Uno di Noi volge il suo sguardo non solo alla vita nascente ma anche a quella degli adulti e alla sua dignità con progetti interessanti come quello voluto dal Comitato di Collegamento dei Cattolici e dal Movimento per la Vita. Promuovere piccole e medie aziende nel nostro paese favorendo in tal modo l'occupazione e la ripresa dell'economia e dare nello stesso tempo impulso e sostegno ad un rilevante numero di microimprese nel continente africano. È questa la loro ambizione, un piano di sviluppo che avvalendosi di fondi europei aiuterà quelle imprese del vecchio continente che vorranno investire in Africa, assumendo però i nostri giovani. Il progetto non è più solo fantasia. Una risposta positiva è arrivata anche dal presidente della Commissione europea Barroso, che si è detto molto interessato all'iniziativa, e poi ci sono già esperienze positive. C'è un esempio di 40 donne curate dal patriarcato copto, diciamo, del Cairo, che hanno avviato una sartoria, eccetera, grazie a un'imprenditrice italiana che ha dato un primo aiuto, e sono riusciti a moltiplicare addirittura in tre microimprese, ne voglio fare ancora delle altre, di lavoro per 40 donne, vuol dire 40 famiglie. Bene, noi ci fermiamo qui, Cesare. E ci vediamo qui domani alla stessa ora. Buona serata. Buona serata.